Ciao a tutti, voglio parlare in questo video di una tecnica freeze, della tecnica di seduzione freeze, utilizzata mentre si fa sesso. La tecnica di seduzione freeze è una tecnica molto potente che viene utilizzata per destabilizzare l'altra persona, quindi destabilizzare, destrutturare la parte logica, far emergere la parte emotiva e andare ad amplificare anche subito dei turbamenti. In cosa consiste in generale la tecnica freeze? Consiste, esci con una sera con una donna, ad esempio. Durante la prima parte della serata ti fai vedere pimpante, eccetera, allegro e tutto. Poi, quando l'accompagni a casa, ti ammutolisci, stai zitto e lei inizierà subito a pensare di avere qualcosa che non va, fondamentalmente. Resterà congelata. To freeze significa congelare, congelamento. E inizierà ad autoattribuirsi delle colpe, delle responsabilità, non capirà cosa è successo perché questo tuo essere gelato la destrutturerà da un punto di vista logico-razionale. Questa è la tecnica freeze utilizzata in generale. Nel sesso acquisisce anche molta più potenza perché vai a destrutturarla come femmina o come maschio, vai a far sentire emergere i turbamenti del senso di inadeguatezza, quindi da un punto di vista sessuale, far sentire inadeguata come femmina o come maschio è molto potente perché destruttura subito la parte logica, la parte emotiva si becca un surplus di emozioni che ti riconosce e ti riconosce subito come erogatore o erogatrice di una forte tensione emozionale, generando subito un forte coinvolgimento ipnotico, direi. E in cosa consiste questa tecnica? Beh, consiste nel iniziare il sesso con i preliminari e tutto, e poi a un certo punto congelarsi, raffreddarsi, quasi a dire non ne ho più voglia, insomma. Anche senza consumare addirittura, inventando magari una scusa, scusa, mi sta venendo mal di testa, scusa, cambi, inizia a parlare d'altro, interrompi. E questa persona si troverà completamente spiazzata, non si renderà conto, tenderà ad autoattribuirsi, inizierà a pensare forse non gli piaccio, forse c'è qualcosa che non va, chissà che cosa è successo. E tutto questo genera un forte coinvolgimento emotivo. La parte emotiva si becca un surplus di emozioni. Quindi va usata bene la tecnica freeze, poi a livello logico-razionale devi trovare una giustificazione, ma tanto il colpo emotivo è comunque arrivato. Bene, per questo video è tutto. Ti ricordo che venerdì 12 maggio terrò a Torino, presso l'Educatore della Provvidenza, un corso su come sbloccare, eliminare i blocchi emotivi per sedurre, per coinvolgere che ti interessa. Quindi venerdì 12 maggio, ore 20:45, Torino, presso l'Educatore della Provvidenza in corso Trento 13. Se sei interessato o interessato, il riferimento è il 333 15 11 703. Inoltre iscriviti al canale perché avrai possibilità di vincere dei corsi gratuiti con me, scegliendo se farli dal vivo o via video. Ciao!